Ciao Lucia, io sto arrivando, sono qua al liceo scientifico, arrivo subito. Sei pronta? Ok, a fra poco. Ciao ciao. Questo è il bello della gravidanza. Cioè? Tutti mi aiutano. Approfittane. Molto, sto approfittando molto di questo. Mi portano le borse della spesa. Vabbè, questo fa parte. Mi piace questo. Mi piace. Pure Ninni ti aiuta però, dai. Molto. È vero? Dunque, il fatto che non riesci a dormire anche la notte, tutto legato all'ultimo periodo. Ah, l'ultimo periodo, ecco. Anche la posizione che assumi a letto, penso che sia quella naturale. Infatti dormo pochissimo. Dormo pochissimo. Invece tu, quando sono nate il bambino 2. Mamma mia, guarda. La prima sera, beh sì, quando ero nell'ultimo periodo c'era sta pancia enorme. Immagino. E allora non sapevi dove girarti, a destra, a sinistra, tanto dove ti giravi era sempre, stavi sempre male. Quando poi sono nate, la prima sera che li abbiamo portati a casa e ci siamo guardati in faccia con Denise, mo tu invece la culla è già tutta a posto? Sì, già tutta a posto. Io l'ho preparata, anche la cameretta. Ho messo già tutto in una valigia? No. E vabbè, ormai ti conviene prepararla. Sarà un parto naturale per il momento, si prospetta. Poi se ci saranno problemi, il ginecologo deciderà. Vabbè, speriamo di no, sì. Al momento. Bisogna però non soprattutto pensare anche a tuo marito. Vero. Si tende a pensare al bimbo perché ha bisogno solo ed esclusivamente al bimbo. E invece no. E allora questo non va bene poi per la coppia. C'è bisogno anche del papà. C'è Anna Stella in particolare, ma pure Donatella, sta aspettando l'arrivo del cuginetto in un modo. Cioè che bello arriva sto cuginetto. Io gli ho detto guarda che non è mica un giocattolo. Quando nacque Giuseppe, che siamo arrivati a casa poi, loro davvero, vabbè, erano piccolissime, però davvero pensavano fosse una bambolina. Perché quando l'abbiamo messo per terra nella culletta, l'abbiamo appoggiato sulla culletta a terra, loro si sono precipitate che lo volevano prendere. Bimbo, bimbo, no, non è bimbo, questo è un bimbo vero. È bimbo, no?